Sembra che abbia preso una botta. Direi che ora non funzionerà più. Ciao ragazzi, mi è appena arrivato lui, l'Ishin Domibot X5 Pro. Un drone economico sulla carta, molto interessante, ma sarà davvero così? Beh, scopriamolo subito. Ishin è un marchio cinese low cost abbastanza noto in quanto produce droni, auto radiocomandate, barche radiocomandate, visori FPV e tanti accessori correlati a basso costo e qualitativamente decenti, tranne qualche eccezione. E questo drone dovrebbe essere la sua punta di diamante, o almeno spero sia così. E iniziamo con il suo prezzo. L'Ishin X5 Pro è acquistabile tramite i link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video, coupon sempre aggiornati sul mio canale Telegram ufficiale, per circa 130 €. Quindi si tratta di un drone economico, low budget, adatto per i principianti o comunque per chi si avvicina a questo mondo, ma che a dispetto del suo prezzo sembrerebbe promettere delle caratteristiche abbastanza interessanti, come il gimbal meccanico a due assi, i motori brushless, GPS integrato, follow me, 25 minuti di autonomia. Sulla confezione troviamo le caratteristiche principali, quindi il gimbal meccanico, controllo di velocità, ritorno a casa automatico, headless mode, controllo di altezza, camera HD, in teoria dovrebbe essere 4K, stabilizzatore Ace in supporto al gimbal meccanico e il GPS integrato. Non mancano tutte le principali certificazioni. Qui dietro troviamo un'altra immagine del drone chiuso. Le X5 Pro è il successore, l'erede delle X5 che vi ho recensito qualche mese fa. Un drone discreto, recuperate il video nella scheda qui in alto a destra, ma con dei problemi lato video perché il gimbal non era presente, quindi venivano molto molto mossi. Tra l'altro qui mi dice gimbal meccanico a tre assi, dall'altra parte due assi, quale sarà la verità? Lo scopriremo. Follow me, GPS e nient'altro. Apriamo la confezione e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo una bella borsetta per il trasporto con la sua maniglia, ok, è sempre gradita, specialmente a questi prezzi così bassi. Apriamola insieme ed ecco qui cosa troviamo all'interno. Iniziamo con la varia manualistica, anzi ci sono un bel po' di manuali molto molto sfogliosi, che termine sfogliosi, ci sono molte pagine da leggere, è scritto in inglese e anche in italiano, incredibilmente. Ishin è uno dei pochi marchi cinesi che traduce un po' alla bene e meglio i suoi manuali in italiano, che comunque non è una cosa da disprezzare, è molto comodo specialmente per chi non ha mai utilizzato un drone. Qui abbiamo il QR code per scaricare l'applicazione, un po' di consigli per iniziare a volare, non manca il classico cacciavitino per avvitare e svitare le vitarelle, il cavo di ricarica delle batterie USB, micro USB e 2, 3, 4, 5, 6 eliche, ovvero 3 paia di eliche complete. Ah, ci sono altre due eliche, quindi 4 paia totali più le vitarelle di ricambio. Qui sotto è protetto molto bene, troviamo il drone, le due batterie, la terza penso sia inclusa nel drone. Io ho comprato la versione più accessoriata per poterlo provare al meglio. Si tratta di batterie da 7.4 volt 2200 mAh, che dovrebbero garantire un'autonomia di volo vicina ai 25 minuti dichiarati. Abbiamo la ricarica tramite micro USB, come vi ho già detto, dovrebbe essere, eccola qui, c'è un piccolo LED rosso e verde che lampeggia nella parte superiore della batteria. Tra l'altro, se vi interessa questa bellissima power station da 30.000 mAh, è linkata anch'essa qui sotto in descrizione video. Ma ora mettiamo un attimo da parte la batteria per concentrarci sul drone e radiocomando. Iniziamo con quest'ultimo, in quanto mi sa che è un po' l'anello debole di questo drone. È un radiocomando che sì, ha gli stick svitabili, come vedete è una cosa molto comoda per trasportare il drone, anche se qui abbiamo una borsa su misura, però è molto cheap, plasticoso nei materiali e penso lo si noti anche dal video, non c'è per nulla una gommatura per migliorare il grip, è molto molto spartano e anche le antenne credo che siano finte. La batteria non è integrata, ma dobbiamo inserire delle batterie stilo nella parte posteriore. Qui c'è il carrellino che è abbastanza largo per inserire il vostro smartphone. Che tasti troviamo? Allora, gli stick non possono essere premuti e tra l'altro questo di destra è davvero
Anzi, mi sa che c'è un problema, ragazzi. Guardate, non si muove lo stick di destra, è completamente bloccato. Mi sa che ha preso un colpo, forse, o è difettato di fabbrica, quindi non so come farò per pilotare questo drone. Vabbè, proviamo ad aprirlo, vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori. Vediamo se si apre. Perfetto, ecco qui il radiocomando a nudo, questa è l'antenna vera, lo stick che non funziona è questo di destra, sembra che abbia preso una botta. Direi che ora non funzionerà più. Vabbè, a parte gli scherzi, proviamo a pulire i contatti e vediamo se in questo modo riprende a funzionare oppure no. Oh ragazzi, ora sembra funzionare bene. Questi spray, ragazzi, sono magici. Tasti. Tasto d'accensione. Tasto per leder, per calibrare la bustola, perdonatemi. Tasto per scattare foto e registrare video. Ritorno a casa automatico. Controllo della velocità. Controllo dell'inclinazione del gimbal. E vabbè, nient'altro. Mettiamolo da parte e passiamo al drone. Lishin EX5 Pro, che come materiali è realizzato molto meglio del radiocomando, è quasi gommato, molto piacevole al tatto, pieghevole. Andiamo a vedere subito quanto pesa, anzi no, dobbiamo prima liberarlo, in quanto c'è una sempre gradita protezione per il gimbal, la cam, qui ci dice essere 4K, l'adesivo, non so se crederci, però è stabilizzata e lo notiamo subito. Non c'è la VPU, c'è solo un ingresso per micro SD che non guasta mai. E voglio vedere cosa c'è qui sotto. Qui sotto, ragazzi, c'è un ingresso, c'è una predisposizione per la telecamera inferiore che non è stato sfruttato. È un po' in stile Absan Zino Mini Pro Super, avete capito, no? Non mi piacciono molto queste cose arrangiate, lo ammetto. Motori brushless, piccolini, abbastanza ben fatti, eliche pieghevoli, bracci che sembrano molto robusti, si apre bene, non ha scricchioli strani. Come qualità costruttiva mi sembra decente, molto più del radiocomando. Ci sono anche dei LED posteriori, tasto di accensione posto qui sopra, qui dietro abbiamo il vano per la batteria, una è già inserita, ma quanto è dura! Non si toglie, ragazzi, è conficcata qui, oh, è venuta fuori, è conficcata qui dentro, dicevo, ah, ecco perché abbiamo questo. Proviamo ad accenderlo tramite il tasto qui sopra, ok, LED blu, abbastanza tamarri nella parte frontale, LED rossi nella parte posteriore. Mettiamolo qui e vediamo se va a stabilizzarsi. Intanto io metto delle batterie nel radiocomando e scarico l'applicazione. Mi correggo, non servono 4 batterie stilo, ma mini stilo. Proviamo ad inclinare il gimbal con la rotella sul radiocomando. Perché questo beep beep? È fastidiosissimo, però il gimbal sembra inclinarsi abbastanza dolcemente. Quindi ok, vediamo se è stabilizzato. Sì. Abbiamo una stabilizzazione a due assi, quindi non male per un drone economico di questa fascia, dai. Andiamo a vedere anche quanto pesa questo Ishin EX5 Pro. Bilancino pronto, ci siamo. Cioè, dai, 258 grammi, quindi serve il patentino per 8 grammi di peso. Vabbè che il patentino ormai è gratuito, si può prendere molto facilmente, se non sapete come recuperate il mio video in cui ne parlo nella scheda qui in alto a destra, però cavolo, 9 grammi si potevano sicuramente risparmiare da qualche parte, forse togliendo qualche gommino che sono molto spessi, qualcosa di simile, ma si poteva fare qualcosina in più sicuramente. L'applicazione ad un primo sguardo non è per niente male, è fatta anche abbastanza bene, più di altri droni cinesi economici che abbiamo visto ultimamente. In basso a sinistra un piccolo radar che si può commutare in mappa GPS, un po' come funziona sui droni della DJI. Qui tutti i vari dati di volo, altezza, distanza, velocità verticale, velocità orizzontale. Questo è per mettere qualche filtro, vabbè, totalmente
inutile e superfluo. Questo qui è per zoomare con la cam, altra funzione carina ma che non aggiunge nulla in quanto la risoluzione e la qualità si riduce notevolmente. Possiamo abilitare persino i comandi vocali con questo microfono. Qui a sinistra abbiamo le varie funzionalità di volo, quindi follow me, circle mode e altre cosine tipo aggiungi musica che vabbè non la commento nemmeno. Decollo automatico, ritorno a casa automatico, tasto per scattare foto, switch da foto a video, ci dice che possiamo inserire la micro SD e anche questa è una cosa molto buona. Su droni cinesi così economici spesso non c'è il lettore di micro SD. Qui in alto abbiamo l'elenco dei voli, lo stato del drone, i satelliti agganciati, zero perché siamo al chiuso, la qualità del segnale video, la batteria residua e qui le varie impostazioni. Vediamole insieme. Abbiamo il raggio del circle mode, le calibrazioni orizzontali e della bussola, selezione della lingua, non c'è l'italiano nonostante il manuale sia in italiano, e formatta micro SD. Purtroppo, da quanto posso vedere ad un primo sguardo, nessuna regolazione per quanto riguarda la qualità di foto e video, né tantomeno la loro risoluzione. Un vero peccato. Vediamo il gimbal che sembra stabilizzare abbastanza bene, almeno a guardare questa schermata, quindi ci siamo, però bisogna provarlo in volo. Per il resto questo drone non mi sembra nemmeno così malvagio, costa, ve lo ripeto, attorno ai 130 euro, abbiamo un gimbal meccanico a due assi, il drone si presenta abbastanza bene, almeno esteticamente, vedremo poi in volo. Beh, ultimamente tanti produttori cinesi di droni stanno sfornando questi piccoli quadricotteri un po' in stile di DJI Mavic Mini, almeno esteticamente, poi l'avete visto, qualitativamente non saranno mai paragonabili a un drone DJI da 400 e passa euro. Ma è normale che sia così. Detto questo, speriamo che l'Ishin X5 Pro voli bene, che scatti foto e video di qualità almeno decente. Beh, lo scopriremo presto, sempre qui sul mio canale, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo drone. Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme, dite la vostra. Se volete acquistarlo, sperando che non vi arrivi anche a voi con lo stick mezzo rotto, non funzionante, beh, trovate i link qui sotto in descrizione video. Vi lascio anche un po' di link per altri droni che vi consiglio, dateci un'occhiata. Spezzo però anche una lancia a favore di questi droni economici low budget, in quanto solo un paio di anni fa riuscire a trovare un drone così piccolo e compatto, con bracci pieghevoli, gimbal meccanico a due assi, con stabilizzatore aggiuntivo ACE, GPS e tante funzionalità smart, era praticamente impossibile. Oggi invece per 100 euro o poco più riusciamo ad avere un drone con queste caratteristiche, che non saranno sviluppate bene come un drone DJI, Parrot, Unique o quello che è Autel, ma comunque ci sono ed è un piccolo passo in avanti. Almeno questo dobbiamo riconoscerlo. Se questo video vi è piaciuto, beh, potete supportarmi con un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Detto questo, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi.